Buonasera a tutti, vi ringrazio a nome del Circolo della Cultura e delle Arti per la vostra presenza a questo incontro che è di particolare interesse. È stato curato, diciamo organizzato, dal professor Stefano Amadeo, che però purtroppo non ha potuto oggi presenziare per difficoltà personali e quindi ha delegato a questo scopo. Il quale molto gentilmente, devo dire, ha accettato rendendosi disponibile, il dottor Giulio Ercolessi, scrittore, esperto di relazioni internazionali e di integrazione europea. Io lo ringrazio molto per la sua disponibilità e per la sua presenza. Sarà lui a fungere da moderatore. Naturalmente la parola è data liberamente a Thomas Janssen, che è stato per tantissimo tempo il direttore della sezione Relazioni Internazionali e Integrazione Europea del Circolo e che oggi è presente, siamo molto felici di vederlo. Bene, detto queste belle cose, l'argomento trattato è Villa Vigoni, un centro italo-tedesco per il dialogo europeo dall'Ottocento a oggi. Beh, si inserisce, questo lo dico, a pieno titolo nel progetto più importante che stiamo sviluppando come Circolo quest'anno, che è ispirato al tema della contaminazione interculturale quale fattore significativo dello sviluppo umanistico. È un progetto che ha riscosso l'apprezzamento e il supporto essenziale della Regione, della Fondazione Kathleen Casali e della Fondazione ACR Trieste. Abbiamo con noi due esponenti di rilievo di Villa Vigoni, questo centro italo-tedesco per il dialogo europeo, che ha sede a Menaggio. La dottoressa Francesca Zilio, ricercatrice in storia delle relazioni internazionali, e la dottoressa Viola Husselmann, ricercatrice specializzata in musicologia. Io ringrazio entrambe e le saluto cordialmente. Tra poco il dottor Giulio Ercolessi interverrà, dirà ciò che crede, per diciamo, completare questa mia praticamente inesistente o quasi presentazione. Io vorrei solo dire che Villa Vigoni è l'unica istituzione italo-tedesca presente in Italia, che è estremamente attiva nel promuovere e realizzare le iniziative europee, le iniziative idonee a tenere vivo il rapporto fra i due paesi interculturale. E come sentiremo, è una storia estremamente complessa, ma è inutile che parli io di questo Enrico Milius, questo mecenate, insomma, che è colui che si può dire l'abbia avviata questa opera. Quindi la parola direi al dottor Giulio Ercolessi e naturalmente poi saranno consentite domande, quello che si vuole, solo con un'avvertenza. Se si vuole intervenire e fare delle domande bisogna cliccare sotto su chat. Si scrive la domanda oppure si scrive ho una domanda. E si clicca su invio. La parola verrà data secondo, diciamo, l'ordine di prenotazione che c'è stato. Grazie, caro Giulio Ercolessi, a te la parola. Grazie, chiedo scusa, ma io non avevo preparato praticamente nulla perché fino a 2 ore fa non sapevo che il professor Amadeo oggi per ragioni familiari non sarebbe potuto essere presente. Trovavo anche che forse il nostro amico Thomas sarebbe stato ben più qualificato di me a introdurre questo dibattito. Devo dire che sono stato un po' sorpreso quando ho letto nella presentazione che è stata mandata assieme alla convocazione di questa conferenza che Villa Vigoni sia nata almeno come istituzione soltanto nel 1986, perché la risonanza che hanno gli incontri che vi si tengono, soprattutto quando ci sono incontri di alto livello fra esponenti dei governi italiano e tedesco, lasciano intendere una ben più radicata presenza di questa istituzione. E credo che capiti anche a proposito questa riflessione che in qualche modo ha a che fare, partendo dall'esperienza di Villa Vigoni, con i rapporti che intercorrono
non tanto a livello governativo fra l'Italia e la Germania, quanto nella percezione che gli italiani, soprattutto negli ultimi anni, hanno del ruolo della Germania nelle relazioni internazionali, nelle relazioni europee e nel progetto europeo. Io sono abbastanza angosciato, se devo dire la verità, per gli sviluppi del dibattito pubblico di questi ultimi decenni e ancor più di questi ultimi anni e mesi in Italia. Incredibilmente ancor più aggravati dal modo in cui la politica e i media italiani hanno presentato gli avvenimenti di queste ultime settimane in occasione della pandemia e dei comportamenti degli altri stati europei e non europei, e dai sondaggi che per l'ennesima volta, ma sempre più, mostrano una certa diffidenza risorgente da parte dell'opinione pubblica italiana nei confronti della Germania in generale e del progetto europeo in particolare, senza rendersi conto che sì, avremmo ricevuto probabilmente qualche aiutino anche dalla Russia o dalla Cina, ma non solo la Russia e la Cina sono paesi che sono totalmente distanti da quei valori etico-politici di fondo che dovrebbero costituire l'essenza della identità dei nostri paesi, all'insegna di quello che in un libro di tanti anni fa avevo proposto di chiamare il patriottismo non della inesistente Costituzione, ma della Grundnorm europea, che pure di fatto esiste e che è il nostro patrimonio comune, mentre scopriamo con crescente angoscia che molti nostri concittadini guardano con sempre maggiore interesse a quel che può venirci da un più stretto rapporto, voi con la democratura russa di Putin, voi addirittura con il regime cinese. Perché tutto questo? Sicuramente molta e gravissima è la responsabilità della politica e non solo della politica populista di questi ultimissimi anni, ma sicuramente c'è un rapporto da restaurare nell'opinione pubblica italiana con il progetto europeo in generale e con non soltanto la Germania, ma con i due paesi senza i quali il progetto europeo non avanza, che sono la Germania e la Francia. E incredibilmente negli ultimi tempi, si ricava dagli ultimi sondaggi, è proprio nei confronti della Germania e della Francia che la diffidenza di gran parte dell'opinione pubblica italiana sta crescendo. Non basta essere consapevoli del fatto che l'Italia può pagare la sanità, le pensioni, tutti i servizi pubblici, l'istruzione grazie all'attività della Banca Centrale Europea, non basta sapere che anche nella epidemia gli aiuti ricevuti dalla Germania, dalla Francia e da altri paesi sono stati meno pubblicizzati ma di gran lunga maggiori di quelli ricevuti dalla Cina e dalla Russia. Pare che nella sindrome populista in cui siamo immersi in questi anni e sempre di più in questi mesi non sia di moda il progetto europeo. E da questo punto di vista credo che la conoscenza di quel che fanno le istituzioni comuni sia particolarmente importante. E sono rimasto un po' sorpreso, come dicevo all'inizio, a scoprire che Villa Vigoni esista soltanto dal 1986. Abbiamo qui questa sera due ricercatrici che lavorano precisamente nell'ambito di questo centro italo-tedesco per il dialogo europeo. La dottoressa Zillo è ricercatrice in storia delle relazioni internazionali con un lungo curriculum di studi
tanto in Italia quanto in Germania, è stato mandato e anche in Svizzera, è stato mandato, come anche l'altro, ai partecipanti, agli invitati a questa conferenza, e sta scrivendo in particolare nell'ambito della sua attività presso Villa Vigoni, Divisione e Riunificazione, itinerari storici nella Berlino della Guerra Fredda. La dottoressa Viola Husselmann è invece ricercatrice in campo musicologico. Anche lei ha un lungo curriculum di studi tanto in Germania quanto in Italia e vedo anche in Slovenia e in Brasile. E in particolare ci parlerà della figura di Enrico Milius, un cittadino europeo fra Francoforte sul Meno e Milano, a cui è stata dedicata una mostra nel 2019 presso il Museo Girsch dell'Università Goethe di Francoforte, e quindi ci potrà illustrare qual è anche il rapporto che tutto questo ha avuto con la nostra città. Per prima darò la parola, come d'accordo, alla dottoressa Ziglio. Prego. Grazie innanzitutto, buonasera a tutti e a tutte da parte mia, della collega Viola Husselmann che interverrà fra poco dopo di me, e anche da parte del nostro segretario generale, la dottoressa Christiane Lierman, che proprio in questo momento è impegnata in un diverso convegno online come ospite, ma ci ha pregato di portarvi i suoi saluti, e ci tengo anche a organizzare, per aver creato questo incontro, il dottor Janssen, che è socio anche di Villa Vigoni, che io non ho ancora avuto il piacere di incontrare di persona da quando lavoro a Villa Vigoni, ma che conosco di fama e ho anche citato in un mio libro che sta per essere pubblicato, quindi mi fa particolarmente piacere, e vi prego di portare i nostri ringraziamenti anche al professor Amadeo che con me ha organizzato questo appuntamento, e devo dirvi che anche dal punto di vista personale mi fa molto piacere essere presente, non solo a rappresentare Villa Vigoni, ma perché io sono un'alumna dell'Università di Trieste, ho studiato Scienze Internazionali e Diplomatiche a Gorizia, e quindi è un piacere particolare aver ricevuto il vostro invito. Come è già stato detto nell'introduzione, Villa Vigoni è l'unica istituzione binazionale italo-tedesca presente in Italia, e è proprio un'associazione riconosciuta di diritto privato che ha una doppia sede in Germania a Bonn e in Italia a Menaggio sul Lago di Como, che ne attesta appunto il carattere binazionale, che è presente proprio anche nella struttura dell'istituzione, che si trova su una proprietà di esclusiva proprietà appunto della Repubblica Federale Tedesca, ma le cui attività sono finanziate ed organizzate congiuntamente dall'Italia e dalla Germania. Il nostro referente per parte italiana è il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre il referente tedesco è il Ministero Federale dell'Istruzione e della Ricerca, e l'istituzione ha una serie di soci di diritto che appunto attestano del suo carattere binazionale, quindi dal lato tedesco i ministri federali dell'istruzione e della ricerca, degli affari esteri, l'incaricato del governo per la cultura, l'ambasciatore tedesco in Italia e un membro del gruppo parlamentare italo-tedesco al Bundestag. E per quanto riguarda l'Italia sono invece soci di diritto dell'associazione i ministri degli esteri, dell'istruzione, dei beni e delle attività culturali, l'ambasciatore italiano in Germania
e un rappresentante del gruppo parlamentare italo-tedesco al Parlamento italiano, e abbiamo poi una serie di soci ordinari che sono persone fisiche o giuridiche che hanno dato un contributo di particolare rilievo alla promozione delle relazioni fra i nostri due paesi in ambito accademico, della formazione, dell'economia, della politica, del giornalismo e della cultura in generale, e sicuramente il dottor Janssen è un particolare esempio appunto delle caratteristiche dei nostri soci. Per darvi qualche informazione anche pratica, per darvi un'idea della nostra istituzione, l'associazione ha circa una quarantina di dipendenti, siamo in cinque nel settore scientifico, che ha la responsabilità della pianificazione dei nostri progetti di ricerca, delle attività editoriali e di comunicazione e della gestione delle attività scientifiche e culturali. C'è un curatore del nostro particolare patrimonio storico-artistico, un responsabile della comunicazione, chi si occupa dell'amministrazione della proprietà, che come vi dicevo appartiene alla Repubblica Federale Tedesca, chi si occupa della cura del giardino e poi dell'accoglienza degli ospiti, dato che a Villa Vigoni si svolgono, non in questo momento come potete immaginare, ma in una situazione di normalità, si svolgono molti convegni ed altri eventi, e quindi abbiamo una reception, una cucina, una sala, delle camere per accogliere al meglio i nostri ospiti. Come è stato detto nell'introduzione, la nostra istituzione nasce solo nel 1986, ma vedete che noi abbiamo proposto come titolo di questo incontro un'istituzione che porta avanti i rapporti culturali italo-tedeschi dall'Ottocento ad oggi. E questo perché? Perché nonostante materialmente l'istituzione sia nata appunto solo negli anni Ottanta, ha una storia molto più lunga e più profonda. Come mai, potreste chiedervi, c'è questa villa storica sul lago di Como che è di proprietà della Repubblica Tedesca, che è un'istituzione culturale, qualcosa forse di un po' inusuale? L'istituzione esiste ed esiste lì a Menaggio sul lago di Como perché è frutto di un lascito testamentario dell'ultimo proprietario, Ignazio Vigoni, che lasciò la proprietà, quindi le due ville e il parco in cui ha sede la nostra associazione, la lasciò appunto in lascito alla Repubblica Federale Tedesca, con il particolare vincolo che questa proprietà fosse destinata a diventare un'istituzione che promuovesse le relazioni culturali fra Italia e Germania. E proprio nel suo testamento scrive la frase che vi cito: con tale lascito intendo rendere omaggio alla tradizione risalente a Enrico Milius e a Goethe e darle nuova vita. Fine della citazione. Goethe ovviamente non richiede presentazioni, Enrico Milius è un personaggio sicuramente meno conosciuto, ma che bisogna conoscere per capire non solo qual è la storia, ma anche quali sono le attività presenti di Villa Vigoni, e anche per capire qual è il legame fra Villa Vigoni e la città di Trieste. Quindi, prima di parlarvi delle nostre attività attuali, lascio la parola alla mia collega Viola Husselmann. Grazie mille, Francesca. Grazie per l'invito, anche e soprattutto all'Accademia di Trieste. Chi era Enrico Milius e che ruolo ha per Villa Vigoni? E, come diceva appena la mia collega, quale legame con Trieste? Per capire meglio tutto questo contesto bisogna raccontare una storia, una vita, la vita di una famiglia italo-tedesca con un destino piuttosto tragico.
Ecco, per illustrare meglio questo racconto ho preparato alcune immagini proprio dal patrimonio storico di Villa Vigoni che adesso condividerò con voi. Perfetto. Vedete, Enrico Mylius, Heinrich Mylius, per essere precisi, nato a Francoforte il 15 marzo del 1769, quindi l'anno scorso abbiamo festeggiato il suo 250esimo giubileo di nascita. Lui era il figlio più giovane di una famiglia di commercianti e viene spedito, diciamo, a Milano, in Italia, proprio per promuovere e estendere le attività commerciali dell'azienda, della ditta di famiglia, verso la fine dell'Ottocento. Arriva a Milano nel 1794. Lui dimostra velocemente straordinarie capacità di impresa in pochi anni, ha grande successo sia con la sua azienda di commercio di tessuti, soprattutto nel settore serico, fonda una banca e si guadagna così il riconoscimento dai cittadini di Milano come valido cocittadino. Nel 1799 sposa a Weimar Federica Mylius Schnaus. Lei era la figlia dell'avvocato di corte a Weimar, Granducato di Sassonia-Weimar, Eisenach, allieva della famosa, rinomata Zeichenschule di Weimar, ideata dallo stesso Goethe, la scuola artistica di Weimar, ed è lei a introdurre il marito alla corte del Granduca Karl August di Weimar. Quindi Mylius, la coppia Mylius, conosce e frequenta personaggi quali Friedrich Schiller, Johann Wolfgang Goethe e Johann Gottfried Herder, quest'ultimo colui che celebra anche le nozze della coppia Mylius a Weimar nel 1799. Quindi in questo ambiente tra Weimar e Milano, i Mylius coprono un ruolo di contatto, di promozione della cultura italiana in Germania. Tra l'altro lo stesso Granduca di Karl August di Weimar fa un viaggio in Italia verso l'inizio dell'Ottocento, in cui Mylius funge come consigliere negli acquisti di alcuni oggetti di arte molto preziose. E come avevo già accennato, oltre al commercio, avevano un vasto mondo di interessi al di fuori del mondo dell'economia. Il primo posto fu per Mylius l'impegno civico. L'impegno civico, per citare alcuni esempi, ricopriva il ruolo da membro del Consiglio Comunale di Milano. Questo è importante perché era il primo protestante a far parte del Consiglio Comunale di Milano, era il presidente della Camera di Commercio di Milano, assessore del Interregio Tribunale Mercantili di Cambio e tra le altre istituzioni costituisce il sistema delle assicurazioni a Milano insieme ad altri soci italo-tedeschi. Dopo l'impegno civico, un secondo aspetto fu quello più importante in assoluto per Mylius, era quello dell'educazione, della formazione. Infatti lui si impegnava tanto nel promuovere asili, scuole, scuole per i ciechi, per i non vedenti, e il culmine di questo suo impegno era la fondazione, la ideazione fondazione, e poi anche il finanziamento della Società di Incoraggiamento d'Arti e Mestieri, la prima scuola tecnica in Italia, dalla quale, poi un po' più avanti, nasce il celebre Politecnico di Milano. E ancora oggi questa istituzione con la quale collaboriamo anche come Villa Vigoni ha sede a Milano in via Santa Marta. Un terzo aspetto poi era molto importante nella vita della coppia Mylius ed era l'aspetto della cultura.
di cui non era solo, Mulius non era solo mecenate e benefattore. Lui inventò premi per studenti, una specie di borse di studio per artisti tra Francoforte, Weimar e Milano. Stava in contatto con artisti di grande fama come Francesco Hayez, Bertolt Thorvaldsen, del mondo della letteratura e della poesia come appunto Johann Wolfgang Goethe e Alessandro Manzoni, che fece conoscere a Manzoni a Goethe proprio Mulius. Sappiamo la reazione di Goethe: Goethe fu entusiasta delle opere di Manzoni e gli fece fino a tal punto di farli tradurre in tedesco non appena letto, ecco. Ma anche il mondo della musica era particolarmente importante per Mulius, soprattutto il campo della musica sacra. Questi artisti, sì, dava delle commissioni, tanti ricchi per le sue ville, ma anche per il pubblico. Vedete, la prima statua in assoluto che fu realizzata del grande Goethe per la Germania, proprio a nome, a finanziamento dello stesso Mulius, che insieme ad altri due soci, amici di Francoforte, chiedeva a Pompeo Marchesi di realizzare questa statua per la inaugurazione della biblioteca comunale di Francoforte nel 1841. Quindi questi sono alcuni piccoli, brevi esempi che fanno capire quanto era largo e ampio questa rete internazionale di tra commercio e cultura. E in tutto questo la città di Francoforte era un po' la linea guida per le azioni di Mulius, e trarre tantissima ispirazione proprio da lì, soprattutto dalle attività del fratello maggiore Johann Jakob, che si impegnava molto nella città di Francoforte. I riconoscimenti ovviamente non potevano mancare, sono testimonianza dei impegni di Mulius sia a Milano sia a Francoforte. È un po' difficile trovarli perché, essendo una persona molto onesta, molto modesta e onesta, Mulius tendeva a nascondere questi riconoscimenti come medaglie di oro da parte della città di Francoforte, o appunto diventò anche cavaliere del Granducale Ordine Sassone del Falcone Bianco dal Granducato di Weimar. Ora, per continuare con la storia di famiglia, vedete il figlio di Enrico e Federica, Giulio, nato nel 1800. A 18 anni fu mandato dai genitori in Germania per essere educato da mercante, ricevere un'educazione da mercante, ma anche da ingegnere. Intraprende diversi viaggi tra l'Italia, Germania, Inghilterra, a trovare le diverse sedi dell'azienda familiare anche in Inghilterra, a Manchester e Londra. E nel 1825 torna in Italia e diventa comproprietario della casa di commercio Enrico Mulius & Company. Dimostra una grande capacità negli affari commerciali e gode una grande fiducia da parte del padre e di altri amici e soci dell'azienda. Si impegna anche molto nel studiare le arti meccaniche e infatti sviluppa un miglioramento significativo per quanto riguarda la produzione, i diversi passi tecnici nella produzione serica. Questo è importante perché ovviamente i Mulius furono molto interessati non solo nel commercio, ma anche nella produzione della seta. Vedete qui la loro azienda a Boffalora, vicino a Milano, per la quale appunto Giulio sviluppò dei meccanismi molto moderni per l'epoca. Erano talmente, facevano furore questi miglioramenti, che furono introdotti anche in altri stabilimenti in Lombardia e applicati pure nelle filande di seta della Prussia,
E diciamo, questo impegno da parte di Giulio li fece diventare membro d'onore della Regia Società d'Industria Prussiana a Berlino. Però arriviamo all'anno 1829-1830. Nel 1829 Enrico Mulius acquisisce una villa sul Lago di Como, una proprietà, un territorio sul Lago di Como, come dono, come regalo, pensato per le vicine nozze del figlio, come residenza estiva per i futuri sposi. La posizione sul lago, proprio a metà del Lago di Como, gli era già conosciuto, a Enrico Mulius, del primo viaggio in Italia che intraprende verso la fine degli anni 90, inizio degli anni 90 del Settecento, insieme al suo zio Georg Melchior Krauss, che era il direttore della già cenata Zeichenschule di Weimar. Però vediamo la sposa. La sposa si chiamava Luigia Vitali, una giovane donna della nobiltà milanese. La madre era Maria Nata Contessa Arese, il padre Carlo Vitali. Quindi potete immaginarvi che questo matrimonio non era ben visto da parte dei genitori, da parte della famiglia sua. Infatti c'erano tanti ostacoli ed era contro l'esplicita volontà della madre, che in Giulio, nella famiglia Mulius, vedeva non solo i stranieri borghesi, per di più protestanti. Quindi hanno dovuto andare in tribunale, hanno dovuto lottare contro la famiglia sua, e nel 1830 decidono, ottengono il permesso di via libera alle nozze, però decidono di recarsi a Trieste per festeggiare queste nozze. Uno, per essere lontani da Milano, e ovviamente perché a Trieste era possibile celebrare queste nozze interconfessionali. A Trieste soggiornano nella locanda grande in piazza San Pietro, ed è lì che adesso comincia, diciamo, una svolta nella vita dei Mulius, e a cambiare il destino non solo della famiglia, ma che determina anche il futuro, cioè della nostra, la nascita poi più avanti della nostra istituzione. Appena arrivati a Trieste nel gennaio del 1830, Giulia Luigia e la madre Federica, soggiornava appunto in questa locanda, Giulio si ammala gravemente. Si vede dopo un paio di giorni, sembra migliorare, però poi peggiora di nuovo, e il suo stato è piuttosto grave, talmente grave che anche il padre Enrico decide di recarsi il più presto possibile a Trieste. In un momento in cui aveva un momento lucido ancora, perché si capiva presto, verso la fine del mese marzo, che questa malattia purtroppo non era un qualcosa che poteva sopravvivere, decidono di festeggiare le nozze comunque il primo aprile del 1830. E come vedete qui, solo pochi giorni dopo, il 26 aprile, Giulio muore a Trieste e viene sepolto il 28 aprile a Trieste. Vedete nella prima colonna a sinistra, è scritto questo registro dei decessi dell'Archivio Chiesa Evangelica di Trieste, proprio questi dati in giorno al Herr Julius Mulius del 1830. Viene sepolto sul cimitero evangelico di Trieste. Qui vedete tutti i personaggi che vi ho appena presentato: Luigia, la vedova giovane, e i genitori Federica Schnaus e Enrico Mulius.
su questo quadro in miliara che appunto appartiene al patrimonio artistico di Villa Vivoni. Vedete anche questa lapide che è stata costruita appositamente per la tomba di Giulio a Trieste, con un'iscrizione che si dice, non è certo, però si dice che anche Goethe abbia dato un piccolo contributo a questa lapide. Ricordiamoci che lo stesso Goethe, anche lui perde il figlio proprio nello stesso anno, 1830, in viaggio in Italia. August von Goethe muore a Roma il 26-27 ottobre. Quindi in questo c'era un scambio di lettere tra Goethe e Mylius in cui esprimono il reciproco lutto per la perdita del figlio. Però per farvi capire ancora meglio di come era emozionale questa scena che si svolge a Trieste all'inizio della metà aprile del 1830, vi leggo due frasi dal discorso che tiene il parroco parroco evangelico di Trieste, Augusto Enrico Medicus, alla tomba di Giulio Mylius il 28 aprile 1830. Cito: in un momento in cui più minaccioso rendevasi il pericolo della sua vita, con quale premura mi raccomandò egli suo padre, pregandomi perché, nel caso che arrivasse troppo tardi, io lo confortassi, lo sostenessi e lo consolassi. E quale felicità non fu la sua, soltanto pochi giorni prima della sua morte, allorché, deliziato dall'intenso amore che sua moglie per ogni titolo si acquistò sui cuori dei suoi genitori, portò la sua mano e quelle del padre e della madre al suo petto, stringendovele con profondo sentimento di patetica commozione. Finisce qui la citazione. Vedete il basso rilievo di marmo di Pompeo Marchesi che nasce proprio da questa impressione dataci dal parroco di Trieste, che descrive questo particolare momento molto intimo della morte di Giulio. Sì, la vita cambia non solo per i due Mylius, ma anche per Luigia, che abbandonata dalla famiglia, diventa la figlia dei signori Mylius. E anche la villa acquistata nell'anno precedente per i due giovani sposi, ovviamente cambia destinazione e i due Mylius decidono di trasformarla in un luogo della memoria, del lutto e della memoria tramite le arti. Qui vedete solo un piccolo esempio di queste raccolte artistiche. Mylius nel 1832 fa costruire anche un piccolo tempietto del quale fa parte proprio il basso rilievo che vi ho appena mostrato, un luogo per commemorare il figlio e per poter esprimere il proprio lutto lontano dalle città e lontano anche da altre persone. Più avanti Mylius costruisce qui a Loveno, sopra Menaggio, sull'Ambricomo, un cimitero interconfessionale, dove poi viene sepolto tutta la famiglia, quindi anche la salma di Giulio viene trasportata negli anni 50, inizio degli anni 50, da Trieste a Menaggio. Quindi la villa racconta tramite l'arte, dipinti, sculture e il parco stesso tutto questo tragico destino. E anche le quattro generazioni successive cercano di mantenere vivo questo ricordo e quella tradizione dei Mylius.
vedete qui una piccola parte dell'albero genealogico, solo per, diciamo, per spiegare meglio qual è il legame tra Enrico, vedete qui in tedesco, Heinrich, e l'ultimo proprietario, appena accennato la mia collega, Ignazio Bigoni, che muore nel 1983. Importante qui sapere come è andato avanti la storia dopo la morte di Giulio. Arrivano due nipoti di Enrico da Francoforte per sostituire Giulio nell'azienda di Mulius a Milano. Loro rimangono in Italia, diventano sì una famiglia italo-tedesca, francese, svizzera. E dopo si vede bene su questa grafica che dopo due generazioni si congiungono le due famiglie di nuovo. Questo tramite il secondo matrimonio di Luigia con il nobile Ignazio Bigoni. Ecco, poi sì, un particolare dettaglio è ancora il penultimo proprietario, cioè il padre dell'ultimo proprietario di Villa Bigoni, Giuseppe Bigoni. Lui era il sindaco di Milano negli anni 90 del 800, e questo solo per dimostrare, per sottolineare l'importanza che questa famiglia si ha costruito nell'arco di, diciamo, 100 anni tra Italia e Germania. Ed ecco perché Ignazio Bigoni nel 1983 scrive nel suo testamento questa frase e chiede, anzi dà questo obbligo alla Germania di promuovere i rapporti italo-tedeschi anche in futuro per ricordare questa storia, questa tradizione di famiglia. Ecco, per chi vorrebbe ancora approfondire questi dettagli, vi consiglio una nostra pubblicazione, anzi due. Una è uscita l'anno scorso, proprio in occasione del 250° giubileo di Enrico Mulius, una prima biografia con il suo testamento, dove appunto parla anche molto di Trieste. E la seconda è un volume collettaneo che sta per uscire in queste settimane, italo-tedesco, anche i contributi, e che dà un quadro un po' più completo. Ecco, lascio la parola alla mia collega Francesca Silvio. Molte grazie. Grazie Viola. Ecco, il racconto della collega sicuramente vi ha fatto conoscere un aspetto poco conosciuto della nostra istituzione, che è appunto il fortissimo legame con Trieste. Più forte di così non si può, perché se non si fossero verificati a Trieste il matrimonio e poi la morte di Giulio Milius, la nostra istituzione probabilmente non esisterebbe in assoluto. Ma abbiamo voluto raccontarvi questo non solo per condividere con voi questo legame triestino di Villa Bigoni, ma soprattutto perché solo attraverso questa storia potete capire l'onere e l'onore che l'istituzione e noi come dipendenti portiamo sulle spalle, di rendere giustizia ad una storia così lunga e così importante di promozione delle relazioni culturali italo-tedesche, intendendo il termine culturali in senso molto ampio. Questa storia vi fa capire anche perché Villa Bigoni è attiva soprattutto in alcuni ambiti rispetto ai numerosissimi settori relazioni italo-tedesche, perché questi ambiti derivano proprio dalla storia che ha preceduto la creazione dell'istituzione, e sono appunto l'Unione Europea Cultural Heritage, quindi i beni culturali materiali
e immateriali e l'educazione. Perché ci occupiamo di questi temi è sicuramente evidente da quanto ha raccontato la collega. L'Unione Europea è il destino comune dell'Italia e della Germania ed era così concepito anche da Vigoni, anche da Milius, sebbene ovviamente l'Unione Europea ancora non esistesse come istituzione, ma lo spirito europeo è quello che ha ispirato i predecessori e ispira tuttora la nostra attività, e questo è il motivo per cui Villa Vigoni si propone di essere un luogo di incontro e di promozione di scambi sia fra la società civile che fra i decisori politici in un ampio ambito di cooperazione italo-tedesca, soprattutto negli ambiti della politica estera, della politica culturale, dell'educazione ed economica. Il secondo ambito, quello della conservazione, della ricerca e della comunicazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, riguarda sia il patrimonio storico, artistico e anche botanico, perché abbiamo un parco storico che Villa Vigoni possiede, e ci sono una serie di attività anche proprio direttamente legate a questo patrimonio, come ad esempio la mostra per il 250esimo anniversario della nascita di Milius, che si è verificata l'anno scorso. Quindi ci sono attività direttamente legate a quello che è il patrimonio di Villa Vigoni, ma una serie di altre attività che riguardano appunto i beni culturali italo-tedeschi, europei in senso molto più ampio rispetto a quello che è il solo patrimonio della villa. Per quanto riguarda l'educazione, come avete sentito, fu un ambito di attività importantissimo per Milius, che portò addirittura alla creazione da parte sua dell'istituzione da cui poi è derivato il Politecnico di Milano, e proprio per questo Villa Vigoni ha deciso di essere anche un luogo di cooperazione e di scambio di pratiche, in particolare nell'ambito dell'educazione e della formazione. In questi tre grandi ambiti di attività noi ci occupiamo di tre tipi di attività in particolare. La prima e la più importante è quella dei progetti concepiti e realizzati interamente dal Dipartimento Scientifico di Villa Vigoni, quindi convegni, pubblicazioni, seminari per giovani e anche incontri al vertice fra ministri o decisori politici, economici, ma anche nell'ambito della società civile. Poi ospitiamo dei convegni che si svolgono a Villa Vigoni attraverso due bandi, un bando bilaterale italo-tedesco e un bando trilaterale italo-tedesco-francese. Nelle scienze umane e sociali ci sono gruppi internazionali di studiosi che si candidano attraverso questi bandi e si sono selezionati, hanno la possibilità di svolgere le loro conferenze a Villa Vigoni. E il terzo ambito riguarda invece i convegni, diciamo, esterni, che sono semplicemente ospitati a Villa Vigoni. E questa è tuttavia un'attività residuale, anche perché, come è stato detto prima nell'introduzione, in particolare negli ultimi anni Villa Vigoni ha non solo svolto molte attività, ma ha avuto anche maggiore visibilità, e questo ha fatto sì che il nostro calendario sia sempre molto pieno, e diciamo gli spazi liberi per
ospitare convegni altrui siano veramente ridotti. Detto questo, vorrei concludere il mio intervento parlandovi brevemente delle nostre attività attuali, proprio del 2020 e 2021. Usualmente noi abbiamo un focus annuale, in questo caso biennale, a cui si collega la maggioranza delle nostre attività. Per quest'anno e per l'anno prossimo il focus è cosa unisce l'Europa, il sapere europeo. Scusatemi. Questo focus è anche direttamente legato ad un progetto speciale promosso e finanziato dal Ministero federale dell'Istruzione e della Ricerca, che, come vi ho detto, è il nostro principale referente tedesco. L'obiettivo di questo progetto è costruire e sviluppare una rete di attori italiani e tedeschi attivi a livello europeo nei campi della scienza, dell'istruzione, della politica, della cultura e dell'economia, per raggiungere una maggiore consapevolezza del valore del sapere europeo nel mondo globale. Quindi, come sempre nelle nostre attività, abbiamo una prospettiva italo-tedesca, ma sempre su uno sfondo europeo, e vogliamo approfondire attraverso questo focus la genesi, la circoluzione e la diffusione della conoscenza come fondamento e patrimonio indispensabile per ogni società democratica europea. E all'interno di questo focus annuale si svolgono una serie di seminari, tavole rotonde, workshop dedicati ai giovani, dibattiti fra decisori politici. Stiamo realizzando anche delle pubblicazioni che si svolgono in particolare attraverso cinque progetti che coprono appunto i nostri principali settori di attività a cui vi ho accennato prima. Ve li illustro molto brevemente. Il primo si chiama Europe Lab ed è proprio legato alla visione di Enrico Milius, il suo obiettivo, che era quello di fornire ai giovani di ogni estrazione sociale l'accesso all'istruzione e alla formazione. Questo progetto nasce nel 2016, quando gli allora ministri dell'istruzione italiano e tedesco si incontrano a Villa Vigoni e decidono di prorogare il memorandum d'intesa italo-tedesco nel campo della formazione professionale. Perciò questo progetto riguarda proprio lo sviluppo e la sperimentazione di modelli di educazione duale che hanno attuazione attraverso scambi italo-tedeschi. Un altro progetto di cui mi occupo personalmente è il progetto Public History, e anche qui è facile intuire il collegamento con quella che è la storia che ha preceduto la nostra istituzione, dal momento che Villa Vigoni è un museo vivente in cui il passato è attivo e in cui si lavora proprio nel passato. Anche i luoghi, le stanze storiche di Villa Vigoni in cui è conservato il nostro patrimonio sono anche il nostro luogo di lavoro, e proprio per questo fra i compiti di Villa Vigoni c'è quello di sviluppare e diffondere conoscenze e valori che sappiano sostenere i cittadini di oggi nell'essere protagonisti attivi e consapevoli del loro presente. Questo è l'obiettivo delle nostre attività di Public History, fra cui il libro a cui è stato accennato prima e che sto scrivendo in vista del 30° anniversario della riunificazione tedesca, e che ha proprio l'obiettivo di far conoscere ad un pubblico italiano, che non sia solo il pubblico accademico, questo fase molto importante della storia tedesca ed europea, che è sfortunatamente
poco conosciuta in Italia. Un breve accenno agli altri nostri progetti, due dei quali riguardano le attività in ambito europeo e prettamente legato all'Unione Europea. Il primo si chiama Vigonomics e riguarda gli aspetti economico-finanziari dell'Unione Europea. È uno spin-off di un'attività che si svolge tutte le estati a Villa Vigoni, chiamata Euro Workshop, e che porta a Villa Vigoni i massimi rappresentanti delle istituzioni europee, delle banche centrali, del mondo economico e imprenditoriale internazionale a discutere delle problematiche più attuali e più pressanti dell'Eurozona. Vigonomics è uno spin-off che invece non porta qualcuno a Villa Vigoni, ma porta Villa Vigoni, diciamo, fuori dalle proprie mura, cioè porta all'esterno, soprattutto in università italiane e tedesche, delle discussioni proprio sull'Eurozona con importanti personalità dell'economia e della finanza europee. Sempre legato all'Unione Europea, il progetto Ordini Fragili, in collaborazione con il Brexit Institute dell'Università di Dublino, che riguarda appunto riflessioni sul futuro delle istituzioni europee. E l'ultimo progetto invece in ambito storico-artistico riguarda le riproduzioni di Raffaello. Come sapete, si celebra quest'anno il 55esimo, scusate, anniversario della sua morte, e questo sarà un convegno che si concentrerà sul fatto che Raffaello fu l'artista più riprodotto nella tradizione occidentale e quindi sulla circolazione delle sue opere in prospettiva globale, come parte appunto del nostro focus sul sapere europeo. Con questo ho concluso la presentazione dei nostri principali progetti. Non voglio approfondire ulteriormente perché preferisco lasciare spazio a eventuali domande. Concludo solo invitandovi a seguire il nostro sito villavigoni.eu e i nostri profili social, non solo per rimanere aggiornati sulle nostre attività, ma perché proprio in questo periodo alcuni degli eventi che non si possono svolgere di persona a Villa Vigoni o altrove si svolgono in modo virtuale, come il nostro incontro di stasera, e quindi attraverso il sito avrete modo anche di essere informati sugli eventi nei prossimi giorni che potrete seguire virtualmente, e nel caso voleste maggiori informazioni vi invito appunto a farci qualche domanda adesso, oppure a contattare sia me che la collega, sempre attraverso il sito di Villa Vigoni, che riporta tutti i nostri dati e i contatti. Grazie per il momento. Molte grazie, è stato molto interessante, anche perché tranne quelle notizie che traspaiono quando ci sono incontri di alto livello, il pubblico anche informato riceve molte meno notizie sull'attività di questa importante istituzione. Se mi permettete una battuta, dopo l'intervento della dottoressa Husselmann, credo che la Locanda Grande di Trieste, che per fortuna non esiste più, almeno per quel che riguarda i tedeschi illustri, meriterebbe a questo punto una fama perfino peggiore di quella del castello di Miramare, visto che è lo stesso luogo dove anche Winckelmann fu assassinato. E non doveva portare bene ai tedeschi illustri, evidentemente. Avevo una curiosità a proposito del titolo che si è visto passare di sfuggita, che accennava alla famiglia Milius nella, se ho ben capito, nell'età delle rivoluzioni. Che atteggiamento politico aveva questa famiglia? Perché so che il sindaco di Milano, Vigoni, non era, diciamo così, molto progressista, perché mi pare di ricordare che avesse mandato grandi congratulazioni a Bava Beccaris alla fine dell'Ottocento. Il libro collocava, mi sembra di aver capito, la famiglia Milius nell'età delle rivoluzioni.
e quindi mi chiedevo qual era l'atteggiamento politico che avesse questa famiglia che stava a cavallo tra il mondo tedesco e il mondo italiano. Sì, lei ha già, diciamo, ci ha accennato, diciamo, il punto. Direi più che altro stavano cercando di essere sempre molto diplomatici, coprendo questo ruolo particolare di una famiglia sì, tedesca, italiana, italo-tedesca, in un Milano con grandissimi cambiamenti politici, sociali. Ovviamente, diciamo, il focus era sull'azienda, sul mondo del commercio, e in quella direzione anche diciamo, le ambizioni, se vogliamo chiamarle così, politiche, comunque erano sempre orientati a trovare equilibri per poter permettere la libera circolazione della merce, e questo anche attraverso 3-4 generazioni. Capito. Thomas, vuoi dire qualcosa anche tu? Dovresti togliere il silenziatore del microfono, in basso a sinistra. Allora, adesso mi senti? Sì. Va bene. No, vorrei soltanto ringraziare la dottoressa Usselman e la dottoressa Silvio per questa presentazione. E devo dire, la Via Viconi per me è da quando esiste un luogo di ispirazione. Infatti, io sono stato presente quando questa associazione è stata fondata. All'epoca sono stato a Roma per la Fondazione Adenauer e ho potuto dare una mano a quello che si doveva fare per organizzare la fondazione di questa associazione. E no, io trovavo molto interessante le presentazioni, sia quella sulla famiglia Milius, Milius e Viconi, sia quella sulla villa e le sue attività. Si vede quanta attività ci sono, anche attività varie. Ho partecipato nel corso degli anni a tanti di questi incontri e devo dire che era sempre un grande piacere, non solo per incontrare gente che si impegnano per la cooperazione e la riconciliazione, se vuoi, anche fra la cultura italiana, la cultura tedesca, anche la politica italiana e la politica tedesca. È un luogo importantissimo, e purtroppo non vediamo il luogo. La villa o le ville, quel parco fantastico sopra Menaggio, che è veramente anche una meraviglia. Allora, ancora un grande grazie, e prego anche le signore dottoresse di portare un saluto alla signora segretario generale, la signora Lierman, e auguro un buon lavoro, una buona continuazione di lavoro della villa nel futuro. Bene. Grazie molto. Se posso intervenire brevemente, mi collego anche a quello che ha detto appunto sulle bellissime ville e il parco in cui abbiamo la fortuna di lavorare. Vi ho invitati prima ad andare a vedere il nostro sito, sia perché, come è stato detto giustamente, molte attività di Villa Vigoni sono a porte chiuse, ma nell'ultimo periodo, anche a causa, come potete immaginare, del cambiamento che la pandemia ha portato anche per il nostro lavoro,
c'è stato da parte nostra un grande sforzo nel rendere maggiormente visibili anche a distanza le nostre attività, e quindi avrete la possibilità, appunto andando a vedere il nostro sito e i nostri profili social, di vedere non solo ciò che sarà fatto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ma anche una serie di interviste e di anche nostre presenze del Dipartimento Scientifico all'esterno, in cui abbiamo cercato di appunto rendere più visibili le nostre attività anche al pubblico che non poteva e verosimilmente non potrà venire a Villa Vigoni. A questo proposito vorrei anche ricordare che c'è la possibilità di iscriversi a una newsletter che mantiene aggiornati appunto sulle attività, e collegandomi a quello che diceva il dottor Janssen, se qualcuno di voi avesse occasione di venire a Menaggio, e ci auguriamo che sia fattibile serenamente nei prossimi mesi. Villa Vigoni è evidentemente un'istituzione culturale, non un museo, però è comunque aperta al pubblico due volte alla settimana, e quindi sul nostro sito potete trovare informazioni anche per iscrivervi a una visita guidata, se vi facesse piacere vedere questo luogo bellissimo che purtroppo non abbiamo potuto mostrarvi attraverso questo intervento a distanza. Bene, molte grazie. Qualcun altro che desidera intervenire? Posso? Prego. Due quesiti brevi. Il primo è riguardo la struttura, diciamo, giuridica statutaria. Volevo capire se Villa Vigoni è un'associazione oppure una fondazione di diritto italiano o di diritto tedesco e così via. In secondo luogo, questo è una questione collegata, quindi se può essere partner anche di progetti, ad esempio europei, oppure comunque progetti di cooperazione internazionale o interregionale. In terzo luogo, ancorché attualmente abbiamo sentito il calendario delle riunioni è già fin troppo fitto, una curiosità è sapere la capienza della sala o delle sale in cui il centro congressi è articolato. Grazie. Volentieri. Allora, per quanto riguarda l'aspetto giuridico, si tratta di un'associazione riconosciuta di diritto privato che è registrata sia in Germania, a Bonn, che in Italia, a Como. Per quanto riguarda la partecipazione a progetti europei, si è già verificata, siamo stati e siamo tuttora partner di progetti europei, quindi è diciamo non solo possibile ma qualcosa di gradito da parte dell'istituzione, evidentemente nei limiti delle nostre possibilità, dal momento che, come vi ho raccontato, abbiamo tante attività e il numero dei membri del Dipartimento Scientifico è molto ridotto, quindi cerchiamo di fare del nostro meglio in questo senso. Per quanto riguarda la capienza, abbiamo una sala convegni e una sala più piccola, che è l'ex scuderia di Villa Vigoni, che può ospitare fino a circa una dozzina di persone, e chi partecipa a convegni a Villa Vigoni solitamente alloggia anche presso Villa Vigoni, e quindi ci sono normalmente circa 35 camere a disposizione. Dico normalmente perché dalla seconda metà del 2021 inizieranno dei lavori veramente poderosi di ristrutturazione, che dureranno circa 2 anni,
In questo periodo la villa sarà aperta solo parzialmente e quindi i convegni che potremo ospitare avranno necessariamente un numero di partecipanti più ridotto, penso probabilmente non sopra la quindicina. La ringrazio. Bene. Prego. Ma io vorrei semplicemente ringraziare moltissimo, congratularmi con il dottor Ercolesi innanzitutto per la bella introduzione e naturalmente anche con Thomas Jansen che ha fatto un ottimo intervento, come sempre molto moderato e molto equilibrato. E questa è sempre una bellissima cosa secondo me. E naturalmente mi congratulo con le nostre due relatrici, la dottoressa Zillio e la dottoressa Usselman. Io penso che abbiano illustrato con estrema competenza, naturalmente, e anche con molta chiarezza, insomma, tutte quelle che sono, c'è cioè questa straordinaria varietà di ambiti nei quali opera la Villa Vigoni, insomma. E quindi questi molti aspetti di attuale e potenziale ambito di collaborazione fra Italia e culturale naturalmente fra Italia e Germania, aspetti che non ho difficoltà ad ammettere non conoscevo, e così come non conoscevo la figura, gli attributi diciamo della figura di questo Enrico Milius, che devo dire è uomo estremamente poliedrico, insomma, di capacità eccezionali, e questo è fuori discussione. E commovente è stato il racconto della vicenda del figlio, già morto a 30 anni, è una roba veramente triste, però pare che all'epoca fosse una cosa abbastanza usuale. E probabilmente veniva percepito, adesso non voglio fare filosofemi stupidi, ma penso venisse percepito in modo diverso da come viene percepito oggi. Oggi sarebbe un'eccezionalità, allora le malattie che stroncavano erano abbastanza purtroppo frequenti. Ignazio Vigoni, beh, insomma, altra figura, è il vero promotore antico, insomma, no, direi storico di Villa Vigoni. Beh, io non ho altro da aggiungere, ringrazio moltissimo tutti quanti, e, beh, spero che avremo occasione, per me se sarà possibile io verrò a vedere Villa Vigoni a tempo debito. Volentieri. Grazie, ci sono altri interventi ovviamente aperto. Ah, devo dire una cosa, visto che è scritto qua. Dunque, noi abbiamo una RDE TV, che è una emittente, la quale mi comunica adesso che questa conferenza di oggi andrà in onda domani alle 19 e in replica domenica alle 21. Ah, ve la devo dire tutta, su RDE TV, www.radiodiffusioneeuropea.net. Boh, sentite, se volete ve lo ridico, ma forse Radiodiffusione Europea si troverà facilmente, credo. Sì, penso di sì. Va bene. Bene, grazie a tutti allora ancora una volta. Buonasera. Grazie a voi. Grazie. Buonasera.